Allora, ragazzi, incominciamo queste pullate. Così ci togliamo il dente e poi ci facciamo le COP. Che tra l'altro io ancora devo cominciare l'evento nuovo, quindi mi dovete aiutare nel fare le COP. Allora, vi parlo della mia wishlist, ovviamente. Electro Cannon di Barrett, assolutamente, perché voglio portarlo il più in alto possibile come overboost. È un'arma che io utilizzo tantissimo come subweapon e quindi la voglio. Successivamente ho messo i Bunny Gloves di Tifa, semplicemente perché eccoli, perché ce l'ho a un solo overboost e sinceramente mi piacerebbe alzarli. È vero che non ho la skin di Tifa, però tra le armi presenti di Tifa in generale, questa è quella che comunque mi conviene un po' di più, almeno per il momento, perché le altre poi ovviamente il collare di Red. Qual era questo? No. Quale ho messo come collare? Mi sa questo? No. Ho messo quello che... Ah no, questo ho messo. No, non ho messo questo, scherzavo. Quale minchia è? Scusa, guardiamolo. Ecco, il silver collar. Ecco, il silver collar. Dicevo, ho detto, ma dove cazzo? Ho detto, ma dove cazzo? Eccolo qua, eh. Ah, no, aspetta, no, questo è lo slick. Ma perché c'hai tutti i collari uguali? No, questo è l'Ivy. No, qua, eccolo. Ah, vero, ma c'è la spunta pure. Sono un coglione. Non l'avevo visto che c'era la spunta. Il silver collar, perché ce l'ho con senza overboost e quindi mi piacerebbe alzarlo un po' di più, anche per aiutarmi con Ramu, magari nell'eventualità dovesse aiutarmi con Ramu, quindi lo vorrei utilizzare. È vero che si può utilizzare anche a overboost 0. Perché comunque quello che deve fare lo fa comunque anche ad overboost 0. Però aumentare gli overboost mi consente di avere più stats. E quindi avere più stats mi consente di avere un raid un po' più competitivo. Anche perché il mio raid sapete benissimo che è praticamente un 104. E poi esatto, e poi ha comunque anche delle refined che sono molto 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 buone da poter utilizzare in futuro anche su Matt o comunque su quei personaggi che utilizzo come, diciamo, come support. Poi vabbè, il siringone di Matt, perché ce l'ho con un solo overboost e invece voglio portare qualche overboost in alto. E poi so che non si dovrebbe fare, perché quando c'è un banner con arma featured, io praticamente mi vado a compromettere il 50-50. Però l'arma di Sephiroth acqua. Perché sia per Ramu, ma in generale per dare un senso alla skin acqua che ho preso di Sephiroth, devo necessariamente pullarla. Quindi, se perdo il 50-50 con l'arma del banner, almeno lo perdo con un'altra arma che, mi può utilizzare che posso utilizzare nell'immediato e che posso sfruttare subito. L'unica arma che in realtà potrei cambiare è quella di Tifa, perché comunque non ho la skin. È vero che comunque sia mi permette di avere dei buff, o comunque mi permette di avere comunque un danno acqua, però effettivamente parlando... A sto punto potrei fare invece una cosa. Ecco, ora che ci siamo, potrei fare una cosa. Anziché mettere questa di Tifa, io mi metto quella di Glenn. Così, almeno, se la maxo e la potenzio, mi dà attacco fisico acqua che mi va bene per Sephiroth. Almeno, se devo trovare qualcosa, trovo qualcosa di idoneo per Sephiroth. Quindi ci sta. L'ho fatta la daily e ovviamente non ho trovato un cazzo. Quindi giusto per ricordare. La centipede ce l'ho a 6. La centipede ce l'ho a 6. Quindi non la devo più cercare per ora. Va bene a 6. Va bene al limit break 6. Va benissimo. La prime number ce l'ho anche a 6. Quindi mi sta bene anche questa. L'unica di Matt che devo portare su è questa. È assolutamente il siringone. Devo farlo avanzare il più possibile, sia per prendere le stats e sia anche per migliorare gli effetti successivamente, perché ovviamente mi serviranno poi gli effetti che... Va bene, rimangono comunque mid, perché rimangono mid, però posso andare a max potencies high successivamente. Ad overboost 10? No, sempre mid high. Vabbè, ok. Quindi mi basterebbe semplicemente l'overboost 6. Devo andare semplicemente con l'overboost 6. Va bene, direi che ci siamo. Io spero di uscirmene con pochissime gemme.
magari sculare subito. Proprio qua come siamo combinati. Ok, la seconda pagina è... ok, è normale, ok, quindi non farò assolutamente la seconda pagina. Ci siamo. Sì, ma l'ho già selezionato. Dai, bel ciocobo subito. No, vabbè. Aia. Male, cominciamo malissimo. Però non è detto, potrebbe comunque avere tre armi dorate e quindi saremmo tutti felici. Potrei avere tre armi dorate e potremmo essere tutti felici. Ti prego, parry o schivata. Parry o schivata, parry o schivata, parry o schivata. Va benissimo. No, minchia, l'arma di Lucia mi è uscita. Cioè, l'unica che non volevo. Vabbè. Mettiamola in saccoccia. Ada Wong versione Lucia. Va bene. Potrebbe servirmi in futuro, chi lo sa. Vabbè. È comunque un'arma dorata, quindi va benissimo lo stesso. Anche se non è quella che volevo, ma va benissimo lo stesso. L'importante è che non sia una multivuota. È sempre di guadagnato. Ho un bel ciocobo nero, rosso, fucsia, un ciocobo Chernobyl, no, vero? Non vi piace, niente. Sì, è infatti buona quella di Lucia, a me va benissimo. Ripeto, l'importante è che comunque non sia una multivuota e va bene. Ora qui, stessa cosa, se mi fai parry o schivata, io lo apprezzo. Non dico niente, ma lo apprezzerei, gioco, lo apprezzerei. Va benissimo. Cloud. Ma è il banner giusto questo? Tra l'altro l'hard edge che ormai praticamente ho maxato. Ecco, questa potrei considerarla al pari di una multivuota. Questa potrei considerarla al pari di una multivuota. Però va bene, ok, GG. Cioè questa veramente la considero al pari di una multivuota, perché l'hard edge è proprio... Cioè di Cloud, io veramente armi di Cloud, la Maritim al massimo mi potrebbe essere utile, perché... La Maritim ce l'ho ancora ad overboost 5, quindi... Però in questo caso la considero veramente una multivuota. La wishlist... Non esiste la wishlist praticamente. Dai. Un altro parry, un altro dodge, per favore. Ecco, qui proprio... Bene. Ok, questa vuota proprio. Questa fa male. Questa fa male. Finché mi esce un'arma dorata ancora va bene, però. Vabbè, qui è garantita, quindi possiamo tranquillamente skippare. Ecco, solo una garantita, per esempio. Non va bene, per esempio. Ah. Potrebbero essere due. E invece no. Un'acqua e una terra. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Non mi dispiace. Non me ne pento. Ho dato la mia vita a Gesù. Va bene. Se fossero state due terra forse meglio. Però mi sta bene anche questo. Ora me ne servono altre 4 di Sephiroth, una dopo l'altra. Vai, dammene altre 4. Tutte insieme, magari. Sì, ma infatti l'acqua mi sta bene. Infatti non mi sta assolutamente bene.
Dai, ce la facciamo un bel... Ah, ti clicco la testa, ti clicco. Ti faccio headshot. Ok, benissimo. Red, va benissimo. Red già sappiamo che è il collare, quindi va bene. Aspetta, ma è quello? Il silver collar. Mi è uscito il collare sbagliato. Cioè, per una volta che ho messo Red nella wishlist, mi esce pure il collare sbagliato. Poi dite perché non utilizzo Red. Ah, è quello giusto? Non era... Scusa, non era lo sleeve? Qual era? Era quello. Ok, allora basta. Perfetto. Va bene. Mi rimangio quello che ho detto. Bravo Red. Ok, bravo Red. Ah, vero, lo sleeve, lo slick è quello con la difesa magica, avete ragione. Vero. È quello col mana ward, lo slick collar. Va bene, allora è quello giusto. Va bene Red, bravo. Ok. Questa volta è stato bravo Red. Questa volta è stato bravo. Shaftino. E vabbè, non può andare sempre bene nelle pull, ragazzi. Purtroppo mi mancherebbe da 3, giusto? Sono, no, sono a 10. Ah, sono a 10. Ok. Facciamo confondere il gioco, facciamo un attimo di confusione. Vai, skippiamo direttamente. Ecco, vedi, mi sono bruciato la pull vuota. Perfetto. Ora possiamo tornare sul banner. Ho bruciato la pull vuota, quindi questa sarà sicuramente piena di cose. Mi è uscito da uno stamp. Non ci credo. Potevo benissimo chiudere il banner e invece l'agonia continua. Ora tipo mi fa uscire un... Ora mi fa uscire tipo Chocobo da 12 stamp, così mi porta praticamente nell'altra... nell'altra scheda e devo fare un'altra pull in più per prendere anche la skin di Lucia. Oh, bravo, vedi? Vedi? Dai, ok, chi sono? Eris e Matt? Ah no, Matt c'era. Perché era il siringone. Ma Eris che cazzo ci fa? Ma che pullate sto facendo? Cioè, ho trovato tutte off banner. Matt, per favore. Matt. Ah, almeno, grazie. Meno male che Matt non delude mai. Matt è una garanzia in sto gioco. Vai, ora da 12 stamp mi esce così direttamente. Beh, va, palese, scriptato. Scriptato, scriptatissimo. Scriptatissimo. Scriptatissimo, proprio scriptatissima sta cosa. Super, super scriptata sta roba. Super scriptata. E io ero sicuro mi sarebbe uscita una roba del genere. Perché loro te lo fanno apposta, loro ti dicono e pulla e fai e viece. È così, è così. Ecco, qui giustamente multi vuota con la skin, ovviamente. Va bene, e almeno questo, almeno ce la siamo portato. Ma io la faccio ormai un'altra multi. Che fai, per due stamp mi vergogno? Ormai andiamo. Ecco, lo sapevo io. Mi faccio baitare.
E Seppo pronto per andare ad Hogwarts, sì. E con la divisa del Corvo Nero. È mio fratello. Dai, fammi una multi da 50 armi tutte dorate. Riprendi in mano la situazione. Ecco, bravo. Quindi dopo è garantita, quindi sono a posto. Ah! Glenn. Ah sì, Glenn, ok. Ok, dimmi che è quella giusta. Ovviamente no. Ovviamente no. Ovviamente no. L'Apollo Ginel. Ovviamente no. Niente, vabbè, sto banner mi ha completamente preso per il culo. Non ci credo. Ah, ok, 3. Vabbè. No, vabbè, te le puoi mettere nel culo. Te li puoi fare mettere nel culo, va benissimo. Non li faccio altri 4 stamp per il vestito di Lucia. Almeno è quella di Seppo. Ma sarà quella giusta? Sì, ok. E vai, evviva! Evviva! Anche se però ormai 4 stamp. Quasi quasi. Ada Wong che fanno? La pullo? Ma sì, andiamo, che cazzo me ne frega. Ma sì, andiamo. Andiamo, me ne frega niente. Vai. Tanto all'anniversario io quitto, già lo so. Tanto all'anniversario quitto. Oppure si mettono i soldi, esatto. È la cosa più conveniente. Si fanno i pull quelli con le gemme rosse e via. E tanti saluti. Se ovviamente ci sarà da pullare, Se ci sarà da pullare. Se non ci sarà da pullare, meglio ancora. Ok, mi piace questa cosa. Minchia, Lucia. Doppia Lucia addirittura. Minchia, Lucia innamorata completamente. Va bene Lucia, io accetto questa tua dichiarazione d'amore. Va benissimo. Va benissimo Lucia, non è un problema, eh. Cioè, se vuoi dichiararti così... Alzo le mani, Va benissimo. Io Lucia l'accetto molto volentieri, eh. Una gran gnocca. Va benissimo. Ah, ho visto Seppo. Bravo, e già siamo a 2 per boost. Va benissimo. Va benissimo. Ok, precisi, abbiamo finito. No, ora però non mi fare vedere questa terza pagina, che la terza pagina è chiusa. La terza pagina è chiusa. Così arrivo all'anniversario, quitto, e chi si è visto con Sephiroth. No, Sephiroth sono a 2, perché una mi è uscita quell'acqua. Dai, queste ultime pullate sono state buone, decenti anzi. Minchia, Lucia e Sephiroth, dai. Oh, se chiudo con 3 overboost ciascuna, tutto sommato non è andato male, Con 3 overboost ciascuna. Ok. Con 3 overboost ciascuna non è andata malissimo. Buono, perfetto. Easy. Oh. Si stava vedendo sotto la gonna, Lucia, fai attenzione, Madonna mia che gnocca.
Fai attenzione, Lucia, che queste cose qua siamo sensibili noi maschietti. Allora, tutto sommato posso dire che queste ultime pull un po' mi hanno risollevato. Mi hanno leggermente risollevato, non tantissimo, però mi hanno risollevato. Mi hanno risollevato. Ho speso tipo 40k. Ho speso 40k per fare due pagine, però tre overboost ciascuno, entrambe le skin, un altro overboost sull'arma acqua. Poteva andarmi decisamente peggio, eh? Poteva andarmi decisamente peggio.